Ciao a tutti, oggi ci sono le Nerd News. Aia, ma sei scemo? Io sono Lex. The Channel. Everybody stay where you are. I'm gonna ask one time. Who are you? We're the Avengers, man. E si vocifera in giro che la nuova fase dell'MCU sarà capitanata dai nuovi Avengers: il Wakandiano, il ragno newyorkese, la tipa Kree, l'uomo magico, Er Formica e perché no, una nuovissima versione aggiornata di Visione, senza buchi. La fase 3 è ormai agli sgoccioli, lo so che è durissima dire addio ai vecchi eroi dopo così tanto tempo, ma qualcuno deve pur morire, lo sai benissimo. E non si parla di uno o due personaggi principali in meno, ma di un vero e proprio reboot, ragazzi. Di fiumi e fiumi di lacrime, di villain che verranno sconfitti, sì, ma che nel loro malvagio percorso ci porteranno via un pezzettino del nostro cuore. E recentemente il presidente dei Marvel Studios, in un'intervista con Comic Book, ha rilasciato un'importante dichiarazione riguardo il futuro del Marvel Cinematic Universe. Quando gli è stato chiesto che fine avrebbe fatto l'attuale team degli Avengers, ha risposto che la risposta era già tra le pagine dei comics. Aia! Perché nei fumetti a volte i personaggi principali muoiono, si sa, per poi rispuntare nuovamente. In poche parole, ragazzi, ci sta dicendo che ci saranno dei cambiamenti della Madonna, ma che non dobbiamo temere, perché in futuro li rivedremo in qualche modo, quei personaggi in azione. Zombie. Morti. Nel futuro. Sì, ballo a dire al signor Fury, che è stato accoppato dagli Skrull negli anni 90, dopodiché non lo si è mai più visto. E il prossimo film ha targato Sony Marvel, Spider-Man Far From Home, che si sta attualmente girando ad Atlanta, in Georgia, Europa, e lo so che Europa non è un paese, credevi? Oltre al grandissimo onore di avere Samuel L. Jackson e Jon Favreau tra le sue file nel cast, conterà con la presenza della bellissima Cobie Smulders. Alla regia John Watts, che tornerà a dirigere il sequel scritto da Chris McKenna ed Eric Sommers. Lo sapete, due degli autori del primo film. E Dave Bautista ha ben chiare le sue idee per quanto riguarda il licenziamento lampo del regista dei Guardiani della Galassia, James Gunn. Diciamo che questo regista qua in passato fu l'unico a credere veramente nelle potenzialità dell'ex wrestler. Per questo motivo, secondo me, Bautista non farà mai marcia indietro, anzi non perde occasione per mandare qualche frecciatina alla Disney. Purtroppo finirà molto male, secondo me, ragazzi. Lo fanno morire sì o sì come niente nel prossimo film della saga dei Guardiani. Oddio, veramente sta andando tutto a farsi benedire per sti due tre tweet del cacchio. Un vero peccato. Comunque, rispetto per Bautista, si vede che è uno che ha le palle, cacchio. Adesso sentite cosa ha detto Paul Feig, regista di Ghostbusters del 2016, sì lo so, è una cagata, a cui è stata proposta l'idea in occasione del podcast Happy Sad Confused. Ha detto: non toglierò mai qualcosa dalle mani di un altro regista. Potete pensare ciò che volete, fare i moralisti su ciò che James Gunn ha scritto. Io non faccio questo tipo di battute, come tutti noi del resto, e non mi piacciono. Tuttavia, quello dei Guardiani rimane e rimarrà sempre il franchise di James Gunn. Ed è in arrivo la terza stagione della serie Netflix Daredevil. Finita lì, eh? È lì in un confessionale. È smarrito, non si sa dove sia. Non cerco neanche in archivio. Comunque si vede che era troppo evil. E vi prego, non spoilerate l'ultima stagione di Iron Fist. Chi dovesse spoilerare, pena guardare la prima stagione di Iron Fist. Abbiamo visto un paio di giorni fa le immagini ufficiali di Captain Marvel, ma il trailer che tanto desiderate, ragazzi, si vocifera che arriverà nelle prossime settimane. E sentite questa, un altro particolare interessante sul nuovo film in arrivo sono le stelle dei costumi Kree sul petto. Su internet qualche iper nerd ha notato che quelle stelle dorate sono molto più che una semplice decorazione. Se guardi attentamente si può notare che sono diverse tra loro. Si dice potrebbero indicare il grado militare Kree. Più grosso ce l'hai,
più grado avrai. Ah, come sulla Terra. E lo sfaticatissimo Chris Payne ha abbandonato forse per sempre il sequel di Star Trek, che doveva essere diretto dal grande Quentin Tarantino. Diciamo che per ora la Paramount Pictures non vuole per niente sganciare i big money all'interprete statunitense. Senti un po' cosa ha detto quello lì. Mi piacerebbe tantissimo riprendere la parte. Nel frattempo attendo con ansia la telefonata dei dirigenti della Paramount. Una mazza ti piacerebbe fare a te, una mazza. E poi so io che uso potrai farne. È tutta questione di soldi, ragazzi. Tutta questione di money. E il reshoot di Avengers 4 è già iniziato. Mark Ruffalo, spifferatore seriale, non ha ancora aperto bocca. Interrogato sul futuro di Hulk, il suo personaggio nell'MCU, ha detto di non avere idea di cosa accadrà nel film o come andranno le cose con Hulk. Meglio così va. Meglio così, perché questo qua quando le molla, molla proprio delle bombe. Ma lo sapevate che Mark Ruffalo ha dichiarato con gli occhi lucenti che gli piacerebbe tantissimo fare un crossover con Wolverine, ma quello di Hugh Jackman però. È vera questa cosa, eh? Ma secondo me Jackman se ne sta zitto zitto, ma qualcosa bolle in pentola, eh? Si sente dall'adamantium. Ma torniamo al reboot di Avengers 4. Ecco le immagini offerte da justjared.com. Per quanto riguarda il reshoot della sequenza finale di Avengers 4, le immagini mostrano Captain America, Vedova Nera, Ant-Man. Vedova Nera è un po' nascosta, ma incinta. E per finire, ragazzi, Jeremy Renner ha confermato la sua presenza sul set di Avengers 4 con queste due immagini, condivise su Instagram. È felicissimo di essere tornato, anche se alcune teorie sostengono che i suoi cari siano stati massacrati dallo schiocco di dita di Thanos. El Ronin. È tutto per oggi, non dimenticarti di lasciarmi un like, se ti è piaciuto il video condividilo, seguimi su Facebook e Instagram, su Facebook io sono Likes, su Instagram likes.d.ream. A presto!